progetto politico per Sant'Arpino. Siamo con Angelo Maria Lettera, coordinatore del gruppo politico a sostegno della candidatura di Yolanda Boerio, questo sabato in Piazzetta Paradiso per incontrare i cittadini. Sì, buonasera a tutti voi, tutti i telespettatori e tutti i concittadini di Sant'Arpino. Siamo qui tra la gente, con la gente, vecchia maniera, il caseggiato, ovviamente rispettando le norme di sicurezza. Abbiamo la nostra candidata a sindaco che è Yolanda Boerio, finalmente una donna. Le donne, per quanto ci riguarda, hanno una marcia in più, è arrivato il momento delle donne, lo diciamo con la massima umiltà e la massima consapevolezza. Yolanda è stata la migliore scelta di un percorso che viene da lontano. Yolanda è sinonimo di disponibilità, di bontà e di preparazione. Siamo al suo fianco, candidati e non candidati, cercando di dare un aiuto, coordinando il soggetto politico, sempre e comunque nell'interesse della collettività sant'arpinese. Lei non è la prima esperienza politica, cosa cambia rispetto alle precedenti elezioni? Allora, ogni competizione è ovviamente a sé stante. La vera novità della competizione che ci vede impegnati tutti è sicuramente un momento di grande sofferenza dal quale proveniamo e che viviamo tuttora con questa crisi pandemica che comunque ci ha provato tutti. E questo è il mio appello a tutti i competitor che non sono nemici politici ma rivali politici, semplicemente rivali politici, perché c'è l'amicizia e la stima nei confronti di ciascuno di loro, candidati a sindaco e consiglieri ai quali, candidati al consiglio, ai quali va il nostro personale, non solo personale, collettivo, in bocca al lupo. C'è da tener conto del momento e quindi è chiaro, ognuno si caratterizza per le proprie posizioni, si caratterizzerà per le proprie idee in questa campagna elettorale che auspichiamo tutti essere serena e costruttiva e fondamentalmente comunque vada il 4 ottobre pomeriggio dovremo lavorare tutti fianco a fianco per i cittadini che aspettano risposte, non lamentele, sicuramente non lamentele, risposte che sicuramente avremo tutta la possibilità di dare, ma non prometteremo miracoli. Le casse comunali sicuramente non vivono un buon momento, ma grazie ai giusti rapporti anche con la filiera istituzionale, vedi quella in primis regionale e poi provinciale, con i rapporti che ci sono con i vari esponenti della provincia di Caserta al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale, cercheremo di intercettare le migliori opportunità per Sant'Arpino. Con un ingrediente in più, qualche idea innovativa, l'abbiamo un antipasto, l'abbiamo declinato in un volantino che stiamo diffondendo casa per casa e che magari sarò più preciso nel esplicitarlo di qui a poco. Questi sono i tratti salienti del nostro progetto. Quali sono i punti del programma più importanti? Fondamentalmente i primi nostri obiettivi da realizzare sono 5 e devono essere diretti e devono avere una ricaduta sulla popolazione immediata. Per quanto riguarda la Sogert, cioè l'ente di riscossione che era stata affidata, va mandata via. Fondamentalmente già è andata via perché sono scaduti gli affidamenti, ma non ci sarà sicuramente un ritorno della Sogert, che si è caratterizzata per una riscossione abbastanza aggressiva, per usare un eufemismo. In questo periodo, quello pandemico, addirittura si è andato a in qualche modo opprimere il contribuente già provato per tutta una serie di vicende. Anche se vogliamo fare un confronto, anche l'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni in periodo di pandemia aveva sospeso la riscossione coatta. A Sant'Arpino si è andato
un po' oltre, e noi a difesa del contribuente, sempre secondo i crismi della legalità, perché le tasse vanno pagate, bisogna che comunque vi sia una più vicinanza al singolo cittadino. Il comune è l'ente più prossimo al cittadino, al comune vengono i cittadini che hanno il problema, non dobbiamo certamente opprimerli e tartassarli, ma dobbiamo venirli incontro con una giusta e equa pressione fiscale. Secondo punto, ci teniamo molto al centro storico, è una battaglia la nostra, quello del centro storico. Gli esercenti oggi che sono al centro storico ad operare per noi sono degli eroi e bisogna tutelarli, non solo a chiacchiere ma anche con i fatti. Di qui c'è la volontà di ridurre la pressione fiscale per quanto riguarda sicuramente gli esercenti e tutte le partite IVA che gravitano all'interno del centro storico, perché il centro storico va valorizzato e gli eroi, come ho detto, operatori all'interno del centro storico devono essere premiati se non aiutati. Nel contempo è chiaro a tutti che va riqualificata via Compagnone, oltre al centro storico, la piazza, via De Muro, tutto diciamo, il perimetro del centro storico. A tal proposito, un vecchio progetto che deve essere portato avanti, quello di un mercato rionale in via Compagnone per rivalorizzare e rivitalizzare l'economia, ma soprattutto il decoro urbano del centro storico, e nel contempo un'apertura ormai da troppo tempo auspicata e mai realizzata di una strada, quella in fondo alla via Compagnone, che colleghi via Martiri Atellana. Terzo punto fondamentale anch'esso è quello della riqualificazione del campo sportivo. Siamo tutti legati al campo sportivo, vi parla chi ha sempre praticato sport, giocato con la Tella Club, siamo tutti affezionati al campo sportivo che ha dato addirittura in quel terreno di gioco origine a un campioncino della nostra zona che è Lorenzo Insigne, voglio dire un prodotto della nostra terra. Se solo volessimo pensare a questo, avremmo l'obbligo morale di qualificarlo a dovere il campo sportivo, però c'è un'idea innovativa a fianco, o meglio nel parcheggio antistante il campo sportivo, sarà, secondo il nostro auspicio, il nostro programma, sarà istituito un parcheggio gratuito e custodito per coloro che dovranno quotidianamente pendolare, prendere il treno e usufruire delle ferrovie dello Stato. In questo modo il cittadino avrà un servizio in più, gratuito e custodito. Quarto punto, sicuramente altrettanto importante, è una battaglia. Il cittadino vuole risposte immediate e concrete. L'isola ecologica. L'isola ecologica, grazie comunque, lo rivendichiamo perché poi politicamente c'è tutta una discussione, ma noi abbiamo avuto l'onore di ospitare le migliori energie dell'amministrazione uscente. Una di queste sicuramente è la vice sindaco Caterina Tizzano, che si è tanto spesa per il settore rifiuti, che ha portato a livelli oltremodo soddisfacenti prima del dissesto e delle problematiche correlate alla pandemia, la percentuale di raccolta differenziata. Abbinata alla nuova apertura dell'isola ecologica, questa percentuale farà schizzare sicuramente di nuovo il numero, si potrà ritornare sicuramente oltre il 65% di raccolta differenziata, che era quello che dobbiamo ammetterlo tutti, con grande lavoro il vice sindaco ha portato avanti prima della crisi pandemica e della ovviamente conclamata crisi economica che riguarda appunto la dichiarazione di dissesto. L'isola ecologica è stata finanziata e partiranno i lavori. Entro 90 giorni saranno sicuramente ultimati e sarà sicuramente dato di nuovo questo servizio giusto e indispensabile per la cittadinanza. Sant'Arpino tornerà a splendere anche da questo punto di vista.
non solo il decoro urbano, ma anche la giusta, il giusto servizio della, dell'isola ecologica. In più, in ultimo, c'è Piazzetta Paradiso, ma non in ultimo. Siamo qui con tanta umiltà a diffondere questa nostra idea e questo nostro progetto. Su Piazzetta Paradiso, Piazzetta Paradiso diciamo che merita un capitolo a parte. Per noi Piazzetta Paradiso è un fiore all'occhiello della comunità. Piazzetta Paradiso non deve essere visitata solo in campagna elettorale ogni 5 anni, ma deve essere monitorata e deve essere tutelata tutto il quinquennio e non solo. A tal proposito parla chi ha amministrato, parla chi ha comunque condiviso determinate scelte strategiche, c'è la farmacia comunale, c'è la scuola che è un fiore all'occhiello della comunità, c'è questa piazza, c'è questo piccolo centro commerciale naturale che va tutelato. Il cittadino di Piazzetta Paradiso deve sapere che noi abbiamo un'idea, quella di istituire una sede distaccata, se così la vogliamo chiamare, o meglio un ufficio relazioni con il pubblico a Piazzetta Paradiso, che riguarda appunto il Comune di Sant'Arpino, con dei servizi dedicati, penso all'anagrafe, penso allo stato civile, penso comunque a tutti i servizi del Comune che il cittadino di Piazzetta Paradiso può tranquillamente usufruire di questi servizi, stando anche più vicino, non arrivando dall'altro lato del paese. È anche un segnale fattivo e operativo di vicinanza alla cittadinanza. Questo fa il paio con l'istituzione, o meglio la riattivazione dell'asilo nido comunale, che era partito e poi per problemi burocratici ed economici si è interrotto. C'è una gara, l'assessore Salvatore Lettera, che è l'assessore alla 328 uscente, unitamente alla Tizzano, ha ben operato in questa amministrazione, e noi, grazie al suo intervento, siamo fieri di pubblicizzare questo nuovo servizio che partirà. La gara è partita, si attendono la conclusione dell'iter procedurale e ci sarà quest'altro richiesto servizio da parte dei genitori. Ovviamente sappiamo tutti qual è l'importanza e la valenza della ubicazione dell'istituzione, nonché dell'operatività dell'asilo nido comunale. Domenica scorsa, durante il comizio di apertura, lei ha fatto un passaggio sul ruolo del professore Limone, sul suo ingresso nella lista Risorgimento Atellano a supporto della candidatura a sindaco di Ernesto Di Mattia. Allora, professore Limone, io lo ripeto, professore Limone è un amico, io sono legato da un affetto particolare nei confronti del professore Limone. Conosco il professore Limone da tempo, da anni. Ci siamo sempre confrontati politicamente. Professore Limone, io sono certo che, perché ne ho testimonianza diretta, la sua persona, ogni qualvolta è stato sollecitato a un confronto, è sempre stato presente. Da qualsiasi parte e da qualsiasi schieramento politico provenisse l'invito, il professor Limone si è sempre seduto e ha sempre dato il suo contributo. Per quanto riguarda, diciamo, la scelta più marcata nello specifico, addirittura quale garante di questa compagine, di questa coalizione, mi limito solo a rappresentare che credo che la figura di garante sia altra, cioè il garante, professore Limone ne è a pieno titolo, debba essere garante di tutte le liste, da Di Santo a Boerio a Di Mattia, affinché chiunque vinca dia seguito a quello che ha promesso, dia seguito all'attuazione del programma. In questo senso so sicuramente che il professore Limone in questo senso mi dia ragione, e fondamentalmente aggiungo solo un'altra cosa, che il garante di una lista non è, credo, termine appropriato, perché è a garanzia di un gruppo di amici di cui già uno si fida. Non c'è
un elemento di garanzia che debba tutelare una compagine. Credo che la garanzia e la figura di garante debba essere intesa come imparzialità, terzietà. È quello che tutti glielo riconoscono, il professore Limone ha sempre garantito in questo senso rispetto a questa figura. Quindi ben venga il garante professore Limone, ma di tutte e tre le liste e di tutte e tre le compagini. Una sua considerazione sull'amministrazione uscente guidata dal sindaco Giuseppe Della Versala e sugli avversari anche a questo punto, Ernesto Di Mattia e Eugenio Di Santo. Da ultimo, ma non da ultimo, l'appello è questo: chiunque vinca deve fare il bene del paese. Non c'è nessuna riserva mentale, non c'è nessuna contrapposizione personale nei confronti di Eugenio, che è un amico, e nei confronti di Di Mattia, che dicono di non conoscere, ma io conosco, lo dico diciamo in maniera decisa e puntuale. Tutti daranno il proprio contributo, sono certo. Eugenio, abbiamo fatto un tavolo dove abbiamo invitato tutti. Il nostro progetto viene da lontano, volevamo le migliori energie a sostegno di questa comunità, come un modello Draghi in epoca pandemica declinata sul territorio santarpinese, perché quando c'è da sudare dobbiamo sudare tutti, quando c'è da trovare soluzioni le dobbiamo trovare le soluzioni tutti con le migliori energie. Eugenio Di Santo, invitato, disse testualmente che voleva fare per forza il sindaco, gli abbiamo detto in bocca al lupo. Poteva dare una mano all'atere, neanche dietro. Noi lo vogliamo bene Eugenio comunque e siamo sempre qui disponibili ad accettare il suo contributo. Di Mattia altrettanto. Ernesto Di Mattia è un valido funzionario dirigente, chiedo scusa, del comune di Lusciano, sicuramente ha un patrimonio di esperienza che sicuramente a prescindere dal risultato metterà in campo, ci servirà anche quello. Per quanto riguarda Peppino Della Versana, a lui va la nostra solidarietà, il nostro rispetto delle persone, che ovviamente è prioritario rispetto a tutti i ragionamenti politici. Ci siamo seduti con Peppino, ci siamo confrontati, abbiamo condiviso problemi, ci siamo anche contrapposti sempre politicamente a determinate scelte. Non abbiamo condiviso l'atteggiamento, quello di una in questo periodo ce ne vorrete, serve ottimismo, di una diciamo un atteggiamento abbastanza pessimista e lamentoso che non lo appartiene. Capiamo che le problematiche erano enormi, ma comunque con Yolanda alla luce del sole ci sarà sempre una risposta per la cittadinanza, anche se negativa, ma la risposta in termini propositivi, costruttivi e piena di disponibilità ci sarà sempre. Questo è quello che mi sento di dire. Un in bocca al lupo di nuovo a tutti i partecipanti e buona campagna elettorale.